Bagno di folla per l'ultimo saluto a Stanislao Acri, alla moglie Daria Olivo e al piccolo Pier Emilio, morti a causa di un incidente autostradale all'altezza di Frosinone. La parrocchia Maria Madre della Chiesa era aggrimita in ogni ordine di posto. All'esterno, assiepati in migliaia ad ascoltare l'omelia officiata dall'arcivescovo Monsignor Giuseppe Satriano, che, nonostante la forte commozione provato da un ulteriore lutto vissuto in queste ore a causa del decesso di una figura cara, ha tenuto l'altare con fermezza, invocando più volte al senso di responsabilità. L'alto prelato ha parlato di strappo insanabile, aprendosi ad una profonda riflessione circa il perché di determinate tragedie. Ci sarebbe tanto da dire, ha affermato, ma non è né il momento né il luogo. Ci sarebbero tanti discorsi da fare intorno a questa vicenda, ma non è il luogo e non è il momento. Io mi auguro che da queste esperienze così dure e così dolorose la nostra vita abbia il coraggio della responsabilità. Della responsabilità. Ce lo dobbiamo ficcare dentro nella testa e nel cuore. Noi siamo custodi degli altri. E non possiamo immaginare una vita felici da soli. Siamo felici solo se sappiamo protendere le mani verso gli altri e prenderci cura di loro, da quando usciamo di casa a quando torniamo. E dobbiamo smetterla con atteggiamenti menefreghisti, superficiali e qualunquisti a tutti i livelli, con i quali spesso compromettiamo la vita degli altri, come è accaduto in questo caso. Dobbiamo aver cura veramente. Essere adulti significa prendersi cura degli altri. Stanislao e Daria sono stati descritti come persone semplici e umili, amanti della vita, vicine alla Chiesa, ma anche attente al sociale. Gli amici descrivono Stanislao come una figura dolce, immediata, genuina, essenziale, allergica al formalismo e all'ipocrisia, ragazzo buono e onesto. Perché voglio pensare che la vostra sofferenza è stata terrificante, ma adesso non c'è più. Vi voglio pensare leggeri. Andate leggeri, come cantava Ligabue. Sentitevi il diritto di sentirvi leggeri. In questa nuova dimensione, in quest'ultimo mio viaggio, leggeri, nel vestito migliore, senza andata e ritorno, senza destinazione, leggero nei vestiti migliori. E sulla testa un po' di sole ed in bocca una canzone, addio. Presente il gonfalone della Regione Calabria e della città di Corigliano Rossano. Le offerte sono state donate in beneficenza al reparto di pediatria dell'ospedale Spock Corigliano Rossano.